Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay di League of Legends. Oggi ci troveremo nella Public Beta Environment, quindi in PBE, per provare la nuova modalità che è l'1 contro 1 e eventualmente anche il 2 contro 2, vedremo. Questa volta in compagnia di Zara e volevo utilizzare Varus, però praticamente io sono entrato qui, ho due o tre personaggi in PBE. Hai Infinity RP, praticamente Infinity IP. Però io ho due personaggi. Perché? Perché mi interessava solo avere quei due lì che mi interessano, semplicemente per quello. E quindi non ho preso altri champion. Si vede che quello lì ha visto che avevo pochi champion, mi ne ha bannato magari uno a caso, mi ha bannato quello che volevo usare io, che è Varus, che adesso mi sta interessando molto come champion. E purtroppo mi ha proprio tolto il mio main, me l'ha bannato. E vabbè, comunque ho preso Zyra. Sinceramente non mi interessa più di tanto chi prendo. Mi interessa semplicemente. Lui è qui vicino, è lì. È lì dentro. Potrei utilizzare questa per fargli un po' di danno, ma per il danno che gli faccio non mi interessa. Se vi chiedete come faccio a saperlo, semplicemente perché la sua passiva è apparsa nella mia visuale, quindi semplicemente per quel motivo. Allora, come si vince in questa modalità? Ci sono tre modi semplicemente per vincere. Anzi, semplicemente. Oh, ecco, lì già ho sbagliato molto. Adesso riprenderà quello lì, se non è uno stupido. No, non l'ha preso. È uno stupido. Io sono ancora più stupido. Se vi chiedete davvero, oh Madonna, che danni. Full AP. Non posso nemmeno avvicinarmi. Oh mio Dio. Comunque, se vi chiedete perché farò così tanto schifo, sia ovviamente perché io faccio schifo, ma oh madonna mia, semplicemente anche perché ho 180 di ping. In PBE è così, non ho idea del motivo, ma è così. Già il nostro server in Europa fa cagare, quello in PBE è ancora, cioè, più brutto, non lo so, più abbandonato a se stesso. Comunque, i modi per vincere: farmare più dell'avversario, quindi arrivare a 100 minion prima dell'avversario. Ed è un buon metodo per vincere, effettivamente. Oppure distruggere la torre dell'avversario, oppure fare il first blood. Questi sono i tre metodi. Uno può cercare di utilizzare un personaggio che magari, ahia, che richiede meno, cioè che non ha bisogno di uccidere, quindi un champion che farma molto, oppure può prendere un champion. Non lo so, può prendere. Oh, Madonna. Ragazzi, è davvero difficilissima. Mettetevi nei miei panni, ma è terribile. È una cosa terribile. Guarda, non riesco nemmeno a timare i minion correttamente. E lo sto comunque battendo i minion, oltretutto. Immaginatevi quanto sarà difficile fare il mio combo, visto che Zyra punta tutto, proprio tutto sulle combo. Allora, per ora è nella mappa Howling Abyss, questa modalità. Non sarà in questa modalità, più avanti, penso. Cioè, in questa mappa, intendo. Semplicemente per il fatto che. Oh, Madonna. Ok, lì mi è andata bene. Dicevo, semplicemente per il fatto che. Vediamo se è lì. Sì, è lì. Buona sapersi. Mi posso mettere. Ah, ok. Dicevo. Madonna, cosa cazzo stavo dicendo? Ecco, perché c'è una mappa che si chiama Magma Chamber, nella quale è stata presentata questa modalità un bel po' di tempo fa, e io mi sono subito interessato a questa modalità perché secondo me è fantastica. Però per adesso l'hanno fatta uscire solo in PBE, quindi qui in questa mappa principalmente andrà per il coso, ma non. Ah no, non è andato per l'Ignite e tutto, va bene. Allora, in questa modalità è possibile tornare in base, cioè in questa mappa è possibile tornare in base anche se si tratta dell'altra mappa. Potrei provare a flashare. No, va bene così. Piuttosto lo batto in farm e tutto il resto. Va bene così. Qui anche se avrei potuto provare a flashare e fare Q o qualche cosa, tipo qualche auto-attack molto, molto easy, ma per prendere subito la vittoria. Però mi va bene anche se torna, perché comunque lo supero decisamente in farm. Lui perderà questi minion che vanno sotto torre. Ah no! Allora è uno stupido. Perché è morto. Olè. È stato semplicissimo. Come vedete, si vince così. Ah, non si può nemmeno
fare le cose agli altri, vabbè, scrivere agli altri. Comunque, le partite qui possono essere lunghe se si incontra un avversario temibile o queste cose, oppure corte se ovviamente l'avversario lì ha fatto una cagata, poteva tornare, perché mi sono dimenticato di dire, questo video è durato pochissimo, che nonostante questa sia Howling Abyss, quindi la mappa Aram o comunque la mappa in cui non è possibile tornare, queste cose, The Howling Abyss, in a questa... bottomless crevasse surrounded by an ancient fortress Bene. carved into a glacier. Ok, interessante, non No sapevo one potesse remembers who parlare così, va built this bene. place. Comunque, No one knows its basta, sta purpose. zitta! No one, but In me. questa modalità, anche in questa Long mappa, si before può tornare in ashes base a as Lana, comprare, senza before problemi, e magic recuperare la shattered vita e the broken tutto. peaks, Non come in before the Aram, in desert cui bisogna aspettare di morire, swallowed perché Shuriyana, ovviamente qui quando uno was muore ha the time perso. of the three Quindi si sisters. può tornare indietro, It non was ci so young sono back i then. cosi della vita, Avarosa, e tutte queste cose, quindi Cerulea, è una modalità Emir, davvero molto interessante. Adesso Cassandra. cercherò di fare Back altri video then che the unirò a frozen watchers questo. lived here. I do E not quindi noi know ci where they rivediamo came fra from, pochissimo but e I cercherò know di they usare were altri personaggi, powerful. ovviamente. They Ciao a gave tutti. us gifts.